Io non saprei dove mettere le mani. Eccola la lavigagna, l'abbiamo trovata! Te davo una lira, ma qui siete bravi, lo sai? Beh, tanta roba, amici miei, tanta roba oggi. Fa freddo, ragazzi? Fa freddo, ma noi adesso togliamo tutto il mio fiataccio balordo. Amici di Bracemi Ancora, fa freddo sì, e io mi copro perché questo video lo inizio così. Quindi dove sto, ragazzi, oggi? Dove sto? Lo chiedo a lui. Ciao Fabio. Bonjour a tutte loro. Fabio Galli, grande personaggio del mondo della carne, vende bistecche in tutta Italia, ma che dico in tutta Europa e probabilmente in futuro in tutto il mondo. Dove siamo? Siamo nel centro carni di Roma, qui sulla Prenestina. Ma io, caro Fabio, oggi non sono qui per parlare della tua selezione di carni, perché è un argomento che abbiamo già affrontato. Siamo qui perché oggi facciamo una sorta di lezione magistralis, una lezione magistralis sulla macelleria. Voglio raccontare quanta fatica c'è dietro quella meravigliosa bistecca che ci arriva nel piatto, e voglio raccontare un'altra cosa, far vedere dove stanno alcuni tagli che hai detto bene, che vanno tanto in voga. Hai detto bene, perché si parla sempre solo di bistecca, ma la carne non è fatta da bistecca. Un po' un animaletto come questo, guarda che cucciolotto, abbiamo... c'ha solo due bistecche. Due bistecche, due lombate. Quindi, e il resto, tutta l'altra roba, che ci facciamo con l'arte della macelleria, che diciamo che insomma qualcosetta la facciamo dal 1951. Vi faremo capire quali sono i tagli che spesso ricercate e forse spesso non sapete neanche che esistano. Sì. Dietro abbiamo tre tuoi collaboratori che poi andiamo a presentare. Una cosa ti dico, l'altra volta ho pubblicato su Instagram una foto della picagna. Sì. Tutti sbavavano di fronte a questa picagna, ma in molti mi hanno chiesto: ma sta picagna che taglio è? Che roba? E oggi noi lo andiamo a far vedere insieme ad altre curiosità. Allora, che situazione mi hai acchittato oggi? Allora, qui abbiamo... io gli ho acchittato una mezzena di scottona. Questa è la mezzena di scottona. In questo caso è una mezzena di scottona baltica. Un animale che ha sotto i 24 mesi, una sua caratteristica principale chiaramente è la presenza del nostro grasso, che per noi è fondamentale. Ci sono vari punti dove capire l'amarezzatura del grasso. Questo potrebbe, fammelo vedere. Potrebbe esserne uno, riuscire a capire quanta amarezzatura vado a trovare all'interno della carne. Un'altra indicazione potrebbe essere il pannicolo, un'altra parte potrebbe essere questa. Questi sono gli indizi attraverso i quali tu capisci che una bistecca ha un livello di grasso anziché un altro senza doverla aprire, giusto? Sì. Ho detto bene. E potenzialmente, normalmente non mi sbaglio, però sono degli indizi che l'occhio allenato, comunque il mestiere, mi riesce a fare. Quant'è che fai sto mestiere te? Allora, io sono un bambino di 51 anni, tu lo sai, però la nostra azienda nasce nel 1951. Noi dobbiamo iniziare, qui abbiamo i due o tre collaboratori, oggi sarà Sebastian che inizierà la sezione. Sebastian, mastro macellaio, nonché di origine anche financo argentina, quindi c'ha nel sangue il lavoro della carne. Perfetto, benissimo. Allora dobbiamo tirar fuori dei tagli insoliti, non la, perdonate, solita bistecca, tra virgolette, anche se noi la adoriamo la bistecca la adorano tutti, ma oggi facciamo vedere che si possono adorare anche altri tagli. Quindi cominciamo a tirar fuori questi tagli insoliti. Sebastian, iniziamo a lavorare, va? Che famo? Io non saprei dove mettere le mani. La prima cosa che si deve fare qual è? La prima cosa è selezionare la pancia. Noi oggi facciamo un taglio, il lombo taglio tomahawk. Amici di Bracemi Ancora, vi faccio vedere come si estrae il tomahawk, perché molti mi dicono: nel tomahawk, dato se estrae... la conoscono tutti. E mo la famo vedere, ora ve lo facciamo vedere. Bello. Mai. Taglio classico del lombo. Taglio classico. Se va dritto per dritto. Dritto e si taglia il lombo e la pancia. Benissimo. Noi dobbiamo avere una parte di stecca per fare la bistecca d'uomo. Vai. Allora, prima di tagliare qua utilizziamo una sega. Olè. Abbiamo sezionato la pancia, tagliata più corta naturalmente perché le stecche stanno sul taglio d'uomo. Sì. Però questo taglio qui si può utilizzare ancora a questa altezza qui per fare le beef ribs. Ah, il sottotaglio. Esatto. Perfetto. Esatto. Che adesso faremo, che sarà il focus di un taglio da ricercare. In America si chiamano beef ribs, beef ribs. Ma se vai in Toscana si chiamano? Si chiamano rosticciani. Arrosticciani. Se vai in Argentina si chiama asado. Asado. Però ti dico, questo è un beef ribs di lombo. Il vero, diciamo, il vero beef ribs all'americana è fatto dal taglio triangolare. Ok. Che sta sull'anteriore. Che è sull'anteriore. Ah, ok, bene.
Questo è il vero beef ribs all'americana, che praticamente tagliano le costole fino a qua e il taglio a triangolo è sull'anteriore. Fabio Sebastian, che tiriamo fuori adesso? Beef ribs e flank steak, che in italiano ossia sarebbe... sarebbero parte della rosticciana che dici sì, te e parte della bavetta. Buona. Che parliamo in italiano. Queste sono per le cotture American barbecue, sono perfette. Vai! Fabio, guardalo, fai un'espressione ma non dire niente, sarà difficilissimo. È stato zitto, ci sono riuscito, fallo sta zitto. E invece qua abbiamo le nostre beef ribs rosticciana, chiamale come vuoi. Questi si tagliano, questi vanno in anche a finger. Questo va fatto intero, la cosa mia questo è fallo intero. Soltanto a metà così. Ok. Tagliamolo a metà però, facciamo una cosa, lo tagliamo a metà. Bello, mi piace. Questa super. Oh, come sarà? Come sarà? Che bella. Vitaccia di stenti e privazioni poi. Bella, bella, vai, ottimo. Guarda che roba. E questa è la super beef ribs. Questa è? La beef ribs, alla grande. Grazie. E abbiamo già identificato due tagli. Andiamo a scoprire il terzo taglio. Adesso stacchiamo il lombo. Il lombo, sì. Il lombo, taglio domoc. Ah, per il mega bisteccone cosmico. Esatto. Perfetto. Adesso sto aprendo il filetto. Sì. La testa del filetto è quella si lì. Si chiama anche capolombo. Capolombo. Perché è a capo del lombo. Ammazza, non mi sfugge niente, oh, veloce come la pemaglia. Oddio, niente ti sfugge. E spero che non sfugga il coltello a Sebastia, se no mi spanza. O a te o a me. D'altronde, amici, ti piace ancora, è un duro lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare. Tieni, passa a baciare da tu. Seguilo e vai. Ammazza che c'hai, oh, rimediate il pezzo meglio questo. Ammazza che fatica. Lei, è lei. Già la vedo, è lei. Super pezzo di carne. Guarda, bacio come sei stancato io. Adesso Sebastian farà una magia, ragazzi. Seguitelo con estrema attenzione. Vi farà vedere da dove provengono due diciamo dei tagli più succulenti in assoluto. Non male, no, molto interessante la pratica. E adesso, guarda qui che è spuntato! Ma qui questo lo riconosco. Questo è il filetto. Tenderloin. Questo è il filetto, è l'inizio del filetto, sta nascendo qua. E poi si svilupperà lungo qua, lungo qua, lungo qua. Bello, mi piace, ragazzi. Ma noi, Sebastian, adesso dove ci concentriamo? Dove preferisci andare? Su Adomo. Su Adomo. Che robettia! Mi piace, a volte che fanno i tuoi colleghi? Puliscono e rifiniscono, esatto, l'osso, giusto? Sì, il termine lo diciamo scalzato. Ti va di fare un giochino? Allora, mi devi presentare questa parte, diciamo, anatomica dell'animale come veniva presentata negli anni 90. E quindi non c'era l'osso, eh? Come viene presentata adesso e, come, e quando viene rifinita e scalzata. Te va? O famo? Vai! Ragazzi, credo che a questo punto sia tutto chiaro. Vi ho fatto vedere la parte anatomica dell'animale dalla quale noi ricaviamo le nostre maestose tomahawk, quelle bistecche fighissime. Adesso ne abbiamo tagliate tre, eccole qui, sono pronte per essere lavorate. Fabio ora le sistema e vi facciamo vedere come lo stesso taglio anatomico cambia nel mondo e come è stato interpretato negli anni in Italia. Vai fa, al lavoro! Quanto mi piace quando vedo queste cose, quando io le vedo crude, vedo quelle lavorate, ma mi immagino io che me le bagno. Allora abbiamo fatto un taglio, un taglio della costata, ma la cosa più intelligente perché ci amiamo chiaramente, è far capire che lo stesso taglio anatomico, lavorato in maniera differente, che cosa fa? Ci dà tre tipologie di prodotto sul piatto. Dimmi se ho capito bene, sì. Questo Italia anni 90, veniva così. Anni 90 pieno, questa 90 è una bella costata con l'osso da mettere lì sulla braccia. Via. Qui invece questa abbiamo scalzato una tomahawk, quindi abbiamo lasciato la stecca della pancia e l'abbiamo praticamente pulita e scalzata, in questo caso all'americana. Negli Stati Uniti si usa così,
ma facendo un volo transoceanico di 12 ore arriviamo in Australia dove lo stesso dove taglio non hanno del tutto torto, perché questo qua è un pezzo eccezionale e lo lasciano direttamente attaccato alla tomahawk, e questa è veramente secondo me la tomahawk più scenografica, anche perché si prende pure meglio, vedi? Ti ringrazio Fabio perché le tue skill sono utilissime per capire mille cose. Ci tengo a dire una cosa ai molti che ogni volta che pubblico qualcosa sulla tomahawk criticano, dico che l'osso contribuisce anche lui a, diciamo, a rendere migliore la festa e la grigliata. Anche sì, un valore simbolico. Sì, è sì, come la cosa scenografico, Flintstones, è come si dice oggi, instagrammabile, che è una roba che fino a 10 anni fa non si poteva manco dire e sentire. E poi un valore simbolico, io mi piace affiancarlo un po' alle candeline della torta, no? Vero, vero. Quando fai la torta, cioè che servono le candeline? A nulla, se poi dopo la fine non possono essere però presentate. Io se posso dire, l'Australian Way mi piace da morire. Grazie per la lezione sulle tomahawk, torniamo da Sebastian che è impegnato a tirar fuori altri due tagli. Adesso stacchiamo il ragno. Mamma mia, vieni qua, io questa così, ragazzi, potrebbe non dirvi niente questa parte di ciccia che abbiamo estrapolato, ma ora Sebastian ce la pulisce e poi ve la faccio vedere. Dai, pulisci un attimo, mettiamo sedi, dai. Questa poi ce la cuciniamo su nella tua academy, però voglio dire una cosa, questa parte anatomica una volta non finiva sui banchi, era difficile trovarla, questa devi essere proprio raccomandato. Sì, per avere questa, anche perché sono quei tagli che di difficile vendita ti ma di un vende gusto particolarmente intenso. Esatto. Questo è il ragno, come dicevi te, e come li chiamano americani? Spider stick. Sai tutti. No, ma a me sti americani mi fanno morire, perché un pezzo di carne così lo chiamano spider stick e tutti diventano impazziscono. Certo, perché poi alla fine riescono comunque, come dicevamo prima, il fatto di non avere una cottura diretta, una cottura complicata, riescono a tirar fuori tutte le qualità in tutti i tagli. Questa la cuciniamo proprio, ragazzi. Che siamo fame. Io questa, no, questa è mia, tu ce l'hai, quante ne pare. Vabbè, mettila, metti bella, spider stick, la bistecca, ragazzi, che vi consiglio di provare ad assaggiare, chiedetela al vostro macellaio di fiducia, scrivete a Fabio, magari va a rimedia. Questa è solo qualità. Vabbè, ottimo, mi piace. Gentleman agreement, ce la mangiamo dopo. Questo se la mangiamo dopo. Questo lo mettiamo là, insieme alle tomahawk. Benissimo, e ora la picagna, amici di Braciami Ancora, che spesso e volentieri vi racconto nei vari social, la picagna, molti mi chiedono, ma che roba è? Le persone che si affacciano adesso al mondo della gastronomia carnivora sono convinti che la picagna sia una razza. No, amici, mi piace ancora, la picagna è un taglio anatomico. E adesso Sebastian ci fa vedere da dove la ricaviamo. Questa è la parte posteriore dell'animale. Dove sta la chiappa di questo animale? Qui. Questa è la chiappa, no? Questa è, ok, mezza chiappa. Vai. Se vi do un consiglio, il rumore che sentirete fra poco, salvatelo, caricatelo su Alexa e quando tornate a casa fate: Alexa, mi metti il rumore della picagna? Mamma mia! Ma questa è la picagna, quella della selezione extra marezzata, no? Giusto? Anami. Quindi tanta roba. Pura anami. Bello. Adesso però, aspetta, io ne mangio questo intanto. No, mangio. Un po' troppo fredda, dovremmo. Vabbè. La famosa copertina di grasso. Come si taglia questa? Si taglia così. E poi si mette a C e si infila nello spiedo. Wow, bella pure la picagna. Mamma tu, sì, l'italiano lo capisci perfettamente, ma il romano lo capisci? Diciamo che sì. Bene, che avevamo rimediato fino adesso? Allora, questa che roba è? Questa è la picagna. Bravo, questa? Questo è il tomahawk. Mamma mia, questa? Questo è il ragno. In inglese? Spider stick. Bravo, ammazza. Questo? Ecco, questo è il nostro bavetta. Però che sarebbe in inglese il flank set. Ammazza. Molle, bravo. Secondo me c'è ancora posto per qualcosa che sì, possiamo rimediare? È il Denver stick. Come piace al tuo capo, eh? Sì, come mi capo, mio capo. Guarda, mi piace, guarda, sta lì che guarda, guarda. Senti un po'. Bravo, mamma tu, bravo, mamma tu. Il Denver stick, da quanto posso intuire, la ricaviamo dall'anteriore, giusto? Of course. Oh, bravo, andiamo a mangiare che c'ho fame, dai.
Noi nel frattempo ci siamo trasferiti nella cucina dell'Academy di Fabio Galli. Qui praticamente che succede? Vengono ristoratori e macellai da tutta Italia ad assaggiare la tua carne. Of course. Comunque noi dobbiamo salutare Mamadou perché devi andare via. Dove devi andare? Devo andare dal dentista. Allora io non auguro a nessuno di andare dal dentista, però se il dentista chiama tocca andare. Sì, va bene? Va vai. Bene. Tanta roba, amici miei, tanta roba oggi. Ecco la super band, sì. Senti, ti voglio chiedere una cosa, ma se io organizzo un pulmino con un po' di fan di Braceno ancora, ci accogli? Vi ospitiamo. Amici tuoi sono amici miei. Io ce n'ho tantinelli, devo fare una selezione. Però ragazzi, potrebbe essere una cosa simpatica venire a trovare con un pulmino Fabio. Vabbè, scusa la... Una digressione, sì, vado. Vai. Quanto è buona! Ragazzi, sapete perché mi piace tanto questo taglio anatomico che Fabio mi ha selezionato dalle sue bestie? Perché, a differenza delle bistecche classiche, necessita di una certa lavorazione della mandibola. Sì, è vero. Cioè, non è che dopo tre mozzichi va giù, non è il filetto. Uh-huh. Ogni ciancicata che do fa uscire una nota di sapore. Bravo, che ti dà una consistenza. Come direbbero quelli fighi, i gourmet, ha una texture decisamente insolita rispetto alla normale bistecca che siamo abituati ad assaggiare. Poi, nel tuo caso, questa selezione è oggettivamente una selezione indovinata, perché altrimenti non mi davi una carne, diciamo, che non valeva niente, ma tu dirai sono tutte così. Ovviamente sarebbero le mie. Abbiamo tirato fuori un taglio dalla fracosta, cioè dall'anteriore dell'animale, e questo è ancora più valore. E dopo questo onanismo carnivoro passiamo alla spider steak. E così questa bistecca c'è stata privata per anni e anni. Buona! Senti quanto è buona! Lo sai che... Ma certo, tu allunga pure te, va. Lo sai che dici? Bacher, non mi mangi il bacher, non mi sei affaticato io, però come si mangia? Vaffa, ma buona proprio! Mamma mia! Questa... La spider steak non c'ha niente da invidiare a tutte le altre bistecche. Assolutamente sì, è tenera. Ma guarda che bella, guarda questo è proprio l'effetto ragnatela, guarda. Mm. Guarda che roba, guarda. Guarda che marezzatura particolare che ha. Per anni questo taglio anatomico è stato mortificato diventando polpetta, diventando trito. Diventando quello che non si sa, perché nessuno ve l'ha mai fatto vedere. Eppure la spider steak ha una sua personalità, una grandissima dignità, che forse solo la pigrizia o la mancanza di curiosità non ce l'ha fatta scoprire prima. La mancanza di mestiere e di ricordi del mestiere, che sono fondamentali. Siamo giunti alla conclusione, io ho imparato tre cose. Che l'animale non è fatto solo del taglio bistecca, ma altri tagli che abbiamo assaggiato oggi. Mangiare tutti questi tagli diversi dove ci porta? Ci porta a un mercato più sostenibile, per il semplice motivo che non usiamo solo le bistecche, ma usiamo tutto l'animale. Perché si tagliano così buoni? Perché è facile, perché sono i miei. Oste, Bonner vino, no, non va bene così. Ho capito, ma io sto qua a vendere. Anche tu c'hai ragione, viva ragazzi la sincerità. Abbiamo terminato. Io spero che questo video ti sia piaciuto, spero di avervi dato angolazioni diverse sul mondo carnivoro, grazie a Fabio che è sempre disponibile ad aprirci il suo mondo. Se vi è piaciuto spolliciate in su, iscrivetevi al canale e seguite Fabio sui social. Grazie, un abbraccio e che la brace sia con voi. Dai, poi di taglia, dai. Posso dire? Dai. Taglia.